La distilleria Roner, situata a Termino, provincia di Bolzano. Noi siamo famosi e conosciuti per il nostro Williams, per il nostro Grappa Gewürztraminer, giovane naturalmente anche riserva. Da un anno facciamo un gin molto particolare. Non abbiamo solo il ginepro in parte dominante, ma c'è anche un altro aroma che arriva da queste pigne di cirmolo. Sulle nostre montagne, da 1500 metri in su, circa per 3 settimane all'anno, queste pigne vengono raccolte, sono in uno stato morbido e noi lo possiamo spaccare, mettere sotto alcol e fare un estratto di questo cirmolo. Fatto l'estratto di cirmolo, dobbiamo farci una base di gin. La nostra base di gin fa una miscela di 14 botanicals regionali. Abbiamo scelto delle radici, dei botanicals, dei fiori che ci dà la nostra montagna. Usiamo naturalmente il ginepro, il cardamomo che non deve mancare mai per un buon gin, il coriandolo, la radice di genziana, la radice di viola, poi naturalmente l'achillea che sui nostri prati delle malghe ce n'è tantissima, sia la rosa sia la bianca. E poi gli altri ingredienti sono un po' segreti, non posso dire del tutto. Prima della distillazione usiamo 3 tipi di macerazione. Una macerazione a freddo per 12 ore nel nostro alambico da 225 litri, abbastanza piccolo. Dopodiché l'altra fase è la macerazione a caldo, vuol dire che per 4 ore dopo i 12 ore di macerazione a freddo la riscaldiamo questa miscela su 50 gradi. Usiamo un sacchetto in cottone dove mettiamo i fiori, per esempio la camomilla che è molto delicata, dove passano solo i vapori, cioè non la mettiamo sotto alcol. Alla fine abbiamo usato tutte le 3 tecnologie che si possono usare per fare un buon gin. Dopodiché si va in distillazione con un duomo semplicissimo, antico quasi, ne ha 70 anni, e una cotta, come diciamo noi mastri, dura circa 7-8 ore. Deve essere una cosa molto molto lenta. Il nostro gin nel bicchiere si presenta con un carattere molto forte, molto particolare, molto balsamico. Cioè la nota balsamica non li dà solo il ginepro, ma proprio anche questo cirmolo. Ha una freschezza incredibile e viene paragonato subito come sinonimi delle nostre Alpi, delle nostre montagne. E lì c'è proprio la sua anima. Viene consumato sia liscio, cioè io lo prendo sempre liscio, sia un po' col ghiaccio, ma naturalmente anche con una buona tonica come gin tonic, decorato magari con un pezzettino di rosmarino.